Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui per leggervi un passaggio della relazione che il dottor Giorgio Festa scrisse il 28 ottobre del 1919 a Roma, dopo aver fatto visita a Padre Pio da Pietrelcina nei giorni 8, 10, 11 ottobre del 1919. Ecco, ebbe nel mese di luglio del 1919, proprio dal ministro generale Padre Venanzio d'Alis Henri Rigaud, l'incarico di visitare Padre Pio. Inizialmente lo stesso Giorgio Festa racconta a Padre Gerardo di Flumini in questa raccolta che fa sulle stimmate, ecco, tante relazioni, tante testimonianze sulle stimmate di Padre Pio, si sarebbe trovato, lui dice, dinanzi a uno dei soliti casi isterici, però poi lui, per correttezza professionale, affronta il viaggio. Da Roma viene qui a San Giovanni Rotondo e la sera dell'8 ottobre, alle 21, compie una prima visita a Padre Pio, che poi ripeterà verso le 7 del giorno 10. Tornato a Roma, ha redatto questa relazione il 28 ottobre del 1919. Quello che ci va subito a colpire in questa sua prima relazione, perché lui ne farà tre di relazioni. Natura semplice, molto timida, desidera sfuggire all'attenzione altrui e gli stessi segni che porta, scrive il medico, lungi dall'essere per l'animo suo motivo di soddisfazione, costituiscono per lui una vera sorgente di mortificazione. Figura esile, abbastanza emaciato, ma non apparisce un'età superiore a quella che realmente ha, la sua statura un po' al di sopra della media, benché non presenti nessuna anormalità. Volto pallido, contrasto col colorito roseo delle sue labbra, incorniciato in una barba breve, bruna, appena ravviata, è illuminato sempre da uno sguardo limpidissimo, uno sguardo dolce e sorridente. Si nutre pochissimo, generalmente poche verdure nel primo pasto, che consuma per lo più tra l'una e le due del pomeriggio. Poi è tre o quattro sardine all'olio, il suo cibo preferito, racconta il dottor Giorgio Festa, che mangia alla sera. Costituiscono queste tutta la sua nutrizione, spesso però anche di questo non trattiene che una parte, essendo costretto sovente dalle condizioni atoniche del suo stomaco a restituirlo appena introdotto. Non beve latte, non vino, poco caffè con acqua, invece quanto può averne prende volentieri durante il suo pasto un po' di birra. Ma andiamo subito a quello che noi interessa. Pregato di togliersi la tonaca e i mezzi guanti che porta abitualmente, lo fa volentieri, con sollecitudine ma con qualche fatica. Il solo atto di togliersi l'abito monastico lo stanca, lo affanna. Sul suo lettuccio non può decombere orizzontalmente, occorre quasi anche nelle brevi ore di riposo che rimanga semiseduto, poggiando il capo su più guanciali. Vi è invece una intensa ipersensibilità della cute, specie nella regione anteriore dell'emitorace sinistro, nelle palme e nel dorso delle mani, nelle piante e nel dorso dei piedi. Ipersensibilità che si accentua e si fa dolorosa in vicinanza delle lesioni. Nelle palme e nel dorso dei piedi e nella regione anteriore del torace sinistro presenta delle lesioni che meritano di essere particolarmente studiate. Nel palmo della mano sinistra, pressappoco corrispondente alla metà del terzo metacarpo, presenta una lesione di forma circolare avente un diametro di poco più che 2 cm. Questa lesione, come tutte le altre osservate, ha un colorito rosso-bruno ed è ricoperta da un'escara nerastra, la cui superficie è solcata da striature disposte in forma quasi raggiata e risultante con ogni probabilità dal disseccamento del sangue da essa fuoriuscito. Afferma che di quando in quando questa escara si distacca, prima nei confronti della lesione, poi poco alla volta verso il centro, fino a cadere completamente. Allora il fondo della lesione apparisce di un colore sempre rosso più bruno e levigato. Nella regione dorsale della stessa mano sinistra, un po' più ravvicinata all'articolazione del terzo dito, ecco, fa riferimento al terzo dito, e quindi non in esatta corrispondenza della palmare, presenta un'altra lesione, analoga alla prima, per forma e per caratteri, ma con un'escara più superficiale e contorni più ristretti. Quindi stesse caratteristiche si potrebbero descrivere dorso palma della mano destra. Per le lesioni sui piedi io stesso lo aiuto a togliersi le calze, che noto intrise di serosità sanguigna sul dorso di ambedue i piedi e precisamente in corrispondenza della metà del secondo metatarso
Rilevo qui pure una lesione circolare di colorito rosso, bruno, ricoperta da sottile eschara narrastra, che ripete esattamente gli stessi caratteri di quelle descritte alle mani. Forse di queste sono un po' più piccole, più superficiali. Anche qui il metatarso sottostante apparisce integro in tutta la sua estensione. Anche qui la cute che circonda le lesioni non offre traccia di infiltrazione né di edema né di reazione flogistica. Dopo un'attenta e scrupolosa descrizione, che vi invito anche a rileggere su questo il testo di Padre Gerardo di Flumeri, che fa sulle stimmate di Padre Pio questa raccolta di testimonianze, il medico scrive: per quanto riguarda la loro origine, risulta dai dati raccolti che sarebbero apparse tutte insieme 13 mesi fa, e precisamente sul finire di settembre del 1918. Oggi, dopo un così lungo periodo di tempo, conservano la stessa vivacità di caratteri che presentavano nei primi momenti della loro comparsa, e che durante questi 13 mesi non hanno mai cessato di presentare. Quindi queste lesioni, tranne il formarsi di questa lieve eschara che la ricopre e che di tanto in tanto si distacca, cade e poi si riproduce, in 13 mesi non hanno mai mostrato le benché minima tendenza a cicatrizzare. Quindi, scrive il medico, esse non sono certamente il risultato di una malattia locale, né l'espressione di un'infermità costituzionale. Il dottor Giorgio Festa, concludendo la sua relazione, scrive che le lesioni che il padre Pio presenta e l'emorragia che da queste si manifesta hanno un'origine che le nostre cognizioni sono ben lungi dallo spiegare, ben più alta della ragione umana e la loro ragione di essere.